un esempio. Maria Callas, un mito della lirica, la grande cantante, è rivissuta in una serata particolare a Milano. Il documento più raro, un breve spezzone di Tosca nell'edizione televisiva della CBS, registrato a New York nel 1956 con la direzione di Dimitri Mitropoulos. Al culto di Maria Callas è stata dedicata una serata al Teatro Manzoni di Milano. I suoi numerosissimi adoratori, i vedovi e le vedove Callas, si sono affollati con i preziosi biglietti di invito per assistere alla serata organizzata da un gruppo di amici e di fans nel ventennale della morte. Maria Callas non amava essere ripresa e c'erano clausole molto severe per i diritti televisivi. Così esistono pochi documenti della strepitosa carriera della Divina Maria. Con scrupolosa e quasi feticistica passione, il critico musicale Lorenzo Arruga ha montato un'ora e mezza di foto, vecchie immagini, filmati consumati dal tempo, catturati qua e là, e ha raccontato la storia artistica della cantante mito. Interessante l'ultima intervista televisiva del soprano e quella di Luchino Visconti, che racconta il loro primo incontro. Bene, a 20 anni dalla morte, Milano ha voluto ricordare Maria Callas con una serata in suo onore, una serata che rivediamo in questo servizio che ci propone anche dei filmati inediti del grande soprano. Servizio di Alice Verblonsky. Maria Callas aveva un'estensione vocale eccezionale, un timbro di voce singolare ma straordinariamente espressivo. Dal 1950 trionfò in tutto il mondo e contribuì a dare un volto nuovo al teatro lirico. Indimenticabile nel ruolo di Anna Bolena, diretta da Luchino Visconti, che trionfa alla Scala nel 1957 e di cui non rimangono che delle foto. Ma sentiamo anche un altro capolavoro, La Tosca di Franco Zeffirelli. La fase migliore della sua carriera non durò più di 10 anni, poi ci furono gli scandali, la sua disperazione per l'abbandono di Aristotele Onassis, che a lei aveva preferito Jacqueline Kennedy. Ecco alcune testimonianze che abbiamo raccolto ieri sera al Teatro Manzoni di Milano, dove Maria Callas è stata festeggiata a 20 anni dalla sua morte. E lei riusciva a... in ogni nota esprimere un sentimento. Prima di lei non l'aveva fatto mai nessuno così. Quando noi pensiamo al teatro d'opera pensiamo a una cosa grande, infinita. Questa è un'immagine che ci si presenta, Maria Callas. Ma Maria Callas viene ricordata anche a Parigi, dove Fanny Ardant interpreta la grande cantante in Masterclass, diretta da Roman Polanski. E Hollywood sta preparando un film sulla sua vita, a contendersi la parte Meryl Streep, Faye Dunaway, Angelica Houston e Sophia Loren. La partita...